Buongiorno a tutti, oggi voglio parlare con voi di giardino, quindi di fiori e in specifico di aiuole a prato fiorito. Con questo non intendo il prato comune, il campo fiorito, bensì proprio queste aiuole, e diciamo normalmente si trovano diversi miscugli di buste che portano poi a avere questo tipo di prati, dove ci sono in prevalenza, anzi, praticamente tutte piante da fiore. Di queste miscele se ne trovano di tantissimi tipi, ci sono quelle a fiori estivi, ci sono quelle che hanno fiori che attirano le api, oppure più fiori che attirano le farfalle, ancora tanto altro, più profumate rispetto a altre, quindi una miscela più, con più profumi, eccetera, eccetera, un po' più alte, da bordura, quindi più basse, 30-40 centimetri. E queste aiuole sono conosciute come aiuole, vengono dette a bassa manutenzione, molto facili e quindi diciamo incuriosiscono molto. Bisogna però precisare qualche piccolo punto, perché quando si dice a bassa manutenzione, quindi poi si dice non deve essere tagliato perché è un prato, ma in fondo sono fiori, quindi naturalmente non deve essere falciato, inteso come un prato, come un campo selvatico fiorito. Dall'altra parte, questo non vuol dire che non ci sia proprio manutenzione, che faccia tutto da sé come fa il campo selvatico. Non è così, perché queste, come vi ho detto, sono miscele di fiori che in queste composizioni, con questa varietà di semi che noi troviamo in una busta, difficilmente noi andremo a trovarle in un campo spontaneo, perché sono selezioni di fiori, di semi scelti proprio in base alle loro caratteristiche, come detto prima, profumati, più alti, più bassi, proprio per fare un'aiuola di fiori. E quindi naturalmente è vero, non andranno tagliate, non andranno falciate, poi bisogna anche sempre valutare, ci sono quelle che hanno specie perenni e quelle che hanno invece specie annuali. Spesso da quelle che hanno le specie annuali sono piante, sono fiori che facilmente poi si disseminano da sole, quindi alla fine vanno abbastanza avanti da sole. Ma bisogna dire che in ogni caso, anche quando si usano queste specie invece perenni o queste buste miste con annuali e perenni, ogni tanto la manutenzione bisogna farla, perché dopo 2-3 anni diciamo che la nostra aiuola comincia proprio a spogliarsi, un po' perché queste piante che si inseminano da sole, ad esempio io qui avevo seminato della speronella, in questa busta che avevo acquistato c'era anche della speronella, naturalmente lei ha cominciato quasi a camminare, perché all'inizio era più in questa zona qua, poi man mano ha disseminato, ha lasciato cadere i suoi semi sempre un pochino più avanti, un po' qua, un po' in là, e la vediamo che adesso arriva già qua. E dietro rimane vuoto. Così quest'anno, quest'estate scorsa, la stagione scorsa, si è presentata un pochino triste. Quindi, visto che adesso, anche se siamo a febbraio, normalmente si è fermi con questi lavori. Quest'anno abbiamo questo inverno molto mite, non c'è neve e quindi la terra non è troppo bagnata, è un po' umida, per cui si lavora bene, ma non è troppo bagnata. E questo è importantissimo, perché non lavorate mai nella terra troppo bagnata. E adesso vi faccio vedere cosa succede dopo 2 o 3 anni che noi abbiamo piantato e non abbiamo più fatto niente, non siamo più intervenuti con grandi lavori. Vedete che qui io ho già zappinato un po', ma dove non ho zappato c'è proprio una cotica di erba. Non è erba, tra virgolette, cattiva o particolarmente tenace, che quindi mi può creare dei problemi, ma andando a zappare si vede esattamente che forma una cotica. E questa cotica, naturalmente, vedete, è proprio un blocco. E naturalmente questo cosa fa? Impedirà per la maggior parte i semi di germogliare, perché è difficile poi da passare. Quindi, se
si deve fare questo lavoro, si deve zappare. Io quando avevo seminato questa busta di semi proprio da prato fiorito, avevo già comunque un'idea di fare qualcosa in questa piccola aiuola, e così avevo già piantato il plomi, che è una pianta molto interessante soprattutto nei giardini moderni, perché questa è un'aiuola che non viene mai bagnata e quindi deve essere assolutamente una pianta, cioè devono esserci piante che sopportino la siccità, perché altrimenti ho proprio dei problemi seri. Avevo piantato anche dell'achillea rossa, che poi a seconda del tipo di terreno e anche con gli anni a volte tende a schiarirsi e diventare un rosa un po' più carico e perde questo rosso molto intenso, comunque sempre molto bella. E si è insediata anche la varietà millefolium, cioè quella selvatica, che ha il fiore dal bianco crema fino al rosa pallido. E quindi anche questa molto interessante, ne avevamo parlato anche proprio per fare dei preparati per il nostro orto e giardino. Quindi queste sono piante insieme ancora, adesso non si vede, qua avevo messo un tanaceto vulgare e qua, per evitare che le galline mi smontino tutto, ho una particolare varietà di enotera che adesso non mi ricordo, ma ve lo appunteremo nel video. È una varietà fiore rosa, molto profumato, molto interessante. E nel frattempo si è anche insediata una malva mauritana, una malva con un fiore molto 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 scuro, molto bella, fiore molto grande. Quindi diciamo che abbiamo un po', io gioco anche un po' mettendo proprio delle piante anche veramente perenni. E qua ancora una, possiamo ancora dire questa è il tanaceto Parthenium. È un tanaceto che, a differenza del normale tanaceto che ha i fiori gialli, questa invece è una varietà che ha i fiori simili a margheritine, quindi bianco e giallo, molto bella, molto fiorita. Anche lei, una volta che è stata piantata, si insemina e oramai ha già camminato molto a lungo, è già arrivata anche sotto, ben sotto le galline. E comunque anche qua la vediamo, cioè, qui dove c'è spazio si lascia, e quindi, però lo stesso rimane comunque tanto vuoto. E così quest'anno voglio di nuovo andare avanti come ho fatto adesso con questo prato fiorito, ma non comprerò più le buste, perché poi comunque con gli anni io mi sono anche venuta diversi semi, quindi ho tantissimi semi, dalle speronelle o delle malve, ma qua la malva non è molto, a parte qualcuna che cresce proprio di suo, altrimenti hanno un po' difficoltà con l'acqua. Cosa volevo ancora mettere? Sicuramente amaranto, metterò anche qualche due o tre magari semi di miglio. Insomma, ci sono tante tante specie che ho già preparato, le fiordaliso, la lunaria annua, cioè le medaglie del Papa, che hanno una fioritura molto molto vivace. E poi sono piante che si disseminano molto facilmente. Le speronelle, forse ve l'ho già detto, sia blu che rosa. E poi anche piante più basse, tipo il tagete, la calendula, l'alisso e tante altre, bocche di leone. C'è un'ampia, ampissima scelta. E perché faccio io questa miscela? Perché io ho notato che quando noi acquistiamo queste miscele, normalmente sono miscele, se non sono per bordure, che quindi hanno dimensioni di altezze dei fiori non troppo distanti, 30-40 centimetri, spesso vengono vendute queste miscele dove noi troviamo la speronella che arriva a 1,50 m, anche un pochino di più, in un terreno molto ricco, insieme alla calendula che è 30 cm al massimo. Quindi noi, andandole a seminare, seminandole a spaglio, è giusto che sia così, deve essere così, no? Questi fiori poi sono miscelati insieme, c'è quello alto, c'è quello piccolo, però con questo sistema diciamo che diventa un po' impegnativo, perché naturalmente le piante che sono più basse e sono dentro a piante che hanno intorno piante troppo alte, e naturalmente poi tendono a perdere nella fioritura. Quindi diciamo che questi prati sono bellissimi, io ne ho visti di bellissimi, diciamo non in questa zona perché qui è troppo secco,
più in zone più piovose, quindi quello aiuta già tanto, e comunque richiedono, come vi ho detto, una certa manutenzione, questo è molto molto importante. Così adesso andrò a finire di zappare e poi, visto che sono già qua e visto che con le galline al momento siamo in questa zona, quindi mi faccio anche aiutare un po', mi sono portata il decispugliatorino perché voglio tagliare l'erba, perché l'autunno scorso poi non l'ho più fatto, quindi è da fare. Mi sono portata anche il rastrello, prima una rastrellata veloce, poi taglio e sistemo anche un po', perché vedete che le galline cosa fanno? Fanno subito buchi. Quindi andrò a tagliare, poi vedrò un po' come possiamo un po' di nuovo portare tutto un pochino più pianeggiante. E questo farò anche al di là della rete, ho già cominciato a pulire la rete, perché qui naturalmente durante la stagione vegetativa non si può col decespugliatore andare contro la rete, perché altrimenti in un attimo abbiamo mangiato tutto il filo. Quindi cosa succede? Rimane sempre questa erba abbastanza alta, come si può vedere lì sotto. Se il cameraman può inquadrare, vedete come si presenta. Poi ecco, qui sono passata e a questo punto qua sono passata a mano e un pochino con le forbici così. Poi anche qui dovrò tagliare un po' questa parte, un po' l'erba, pulire un po', quindi andrò a sistemare un po' tutto l'insieme, così mi porto già avanti. E quando deciderò poi in primavera, adesso come ho detto siamo appena inizio febbraio, quindi aspetto ancora almeno un mese e vedremo tra un mese come saranno le temperature e le condizioni, andrò a seminare. Ecco, però se io faccio adesso questo lavoro e tolgo l'erba, poi tra un mese naturalmente qui sarà di nuovo pieno d'erba. Quindi per evitare questo, una volta che io avrò finito, avrò zappato tutto bene, andrò a prendermi e cercarmi tutti i cartoni di imballaggio non colorati, non con nastri di adesivi, di scotch, eccetera, eccetera, e mi andrò a coprire bene il tutto, così quello mi aiuta anche a portare un po' di lombrichi, che ne abbiamo bisogno. Poi vedrò un po' se buttare ancora un po' foglie per nascondere un po' il cartone. E poi con degli avanzi proprio di potatura, quindi di ramaglie varie, andrò ancora a mettere un po' di rami sopra, di modo che il vento non me lo porti via e non mi porti via tutto. In questo modo andrò ad ombreggiare tutta questa parte e quindi in primavera, quando deciderò poi di seminare, vedremo che il nostro terreno leggermente zappettato, non andiamo mai troppo profondo, e bello pulito, con tolto tutte le erbe indesiderate, si presenterà assolutamente prontissimo per la semina. Potete anche utilizzare questi teli, come io sto usando in questo momento per coprire il composto, questi teli neri che lasciano comunque passare l'acqua, perché noi non dobbiamo soffocare il nostro terreno. Qualsiasi materiale che decidiamo di mettere sopra dovrà essere un materiale che comunque lascia passare l'acqua e lascia anche respirare, quindi anche l'aria, l'ossigeno, altrimenti andiamo a soffocare e facciamo morire tutto. Quindi deve essere permeabile questo tessuto. Quel tessuto assolutamente ha il grande vantaggio che, essendo nero, praticamente sotto non cresce più niente, e poi comunque anche in primavera tende a scaldare velocemente il terreno, quindi tutte le erbe infestanti, i semi o quelle radici che sono rimaste, andranno a spingere perché viene caldo prima. E quindi una volta che noi lo lasciamo ancora quei 15 giorni o 20 giorni, quando lo togliamo è tutto andato e quindi la terra è pronta per la semina. Naturalmente questo tipo di telo, se voi avete un'aiuola proprio in molto in vista, è un po' bruttino, però come faccio, adesso vedo se mi basta il cartone, perché non so, vedrò un po' cosa fare. Naturalmente è meglio coprirlo poi, e a questo punto anche lì, se avete qua un po' di foglie, buttate sopra un po' di foglie o qualcosa. Siamo molto pratico, ma non in un'aiuola subito a vista, e non lasciatelo così nero, piuttosto copritelo. Qui il problema un po' con solo le foglie è un po' quello che quando fa vento forte poi si porta via tutto, e quindi a volte fai una pacciamatura di 30 cm abbondanti di foglie e una notte di vento il giorno dopo le foglie sono ovunque, meno che dove dovrebbero stare. Quindi
bisogna arrangiarsi un po' così. E anche perché metterò il cartone, perché questo dall'altra parte, più che il telo che è tagliato in pezzi, quindi non possiamo farne tanti pezzettini, perché altrimenti diventa proprio, si disfa anche, quindi non è ideale, meglio lasciarlo più intero possibile. Ma come vi ho detto, qui sono andate anche ad esempio tante achillee, che adesso andrò poi con questo piccolo zappino piano piano anche qui a tirare un po', a liberare dalle erbe indesiderate, a pulire bene. E queste naturalmente io non voglio coprirle con il telo, perché altrimenti anche loro poi mi soffrono, e questo io non voglio. E quindi col cartone penso riuscirò, rompendolo in pezzi, a gestire abbastanza, a lasciare le mie perenni comunque alla luce. Se poi intorno cresce un po' d'erba, non sarà più quello un problema, perché in mezz'ora di lavoro si risistema tutto, e questo mi permette un pochino più di giocare, mentre invece il telo è un pochino più difficile, no? Dopo copri lì e là no, e diventa un pochino più complicato. Benissimo, ancora qua, adesso visto che le galline sono proprio qua, vi faccio ancora vedere una cosa, visto che questo Flomis aveva messo un ramo, no? Vedete che poi tende un po' a anche a ricadere leggermente, questo ramo particolarmente basso. Bene, l'ho interrato leggermente un anno e mezzo fa, e adesso, proprio facendo questo lavoro, ho visto che ha radicato. Adesso, ecco, vedete qua. Ecco, tu spostati un attimo, così possiamo vedere tutti. Vedete? Ha radicato. Eccolo qua. Quindi andrò a tagliare e andrò a spostarlo. Nel frattempo poi qua volevo portare anche una perovskia, che anche questa è una pianta molto interessante, che trovo qua starebbe proprio bene, perché ha questa foglia argentata con queste spighe color lavanda. Quindi andiamo anche a giocare molto sulle tonalità. Abbiamo visto, qui c'è già il rosa, c'è il bianco e il giallo, c'è il bianco crema, eccetera, c'è il giallo del Flomis. E così andiamo anche a portare queste spighe tipo lavanda, quindi molto belle. E questa pianta è una pianta molto molto rustica, che sopporta qualsiasi tipo di terreno, invece la lavanda è più esigente verso terreni calcarei e non ama molto i terreni acidi. La perovskia è abbastanza indifferente e ha una bella fioritura ed è una pianta perenne. E nel posto dove l'avevo messa sta faticando da anni, sopravvive, però vedo che non cresce molto bene, quindi almeno proverò a fare una divisione di cespo, e una parte lascio lì e una parte me la porto qua. Così voglio ancora anche giocare un po', diciamo, con qualche perenne che ho un po' qui e là, e provo a sistemare, e poi vedremo poi naturalmente nel corso della stagione cosa verrà fuori. Adesso io mi finisco questo lavoro e poi vediamo, a seconda della disponibilità e del tempo del cameraman, magari vi faccio vedere una volta che ho finito, che almeno tolte le erbe si vede qualcosa un po', non ancora completamente finito, ma già almeno un buon punto. Così intanto ci portiamo avanti e loro mi danno un bel aiuto, a parte ogni tanto che poi fanno un po' cosa vogliono, ma quello ci sta, fa parte del gioco. Ecco, forse poi chiacchierando ho tralasciato quello che volevo dirvi, adesso vediamo poi un po' com'è. A parte il fatto che io ho tantissimi semi, quindi non comprerò più le buste, ecco, sì, ve l'avevo detto che queste buste hanno miscele, sono già miscelate, invece io volevo proprio fare così, che cercherò di dividere le altezze tenendo quelle più alte un pochino più verso naturalmente il dietro, e poi andando a scalare, quindi quello mi dovrebbe portare poi a una diciamo forse maggior fioritura, più omogeneità, perché come detto qui, almeno per le mie esperienze, queste miscele quando sono troppo alte e basse insieme, poi quelle alte vanno sempre di più a discapito delle specie che invece sono più basse.
E adesso il lavoro è terminato, potete vedere, c'è ancora un po' ancora da fare le rifiniture, perché fin tanto che le galline rimarranno in questa zona non vado a fare altro, perché altrimenti faccio rifaccio e non mi muovo più di lì. Quindi in un paio di giorni sposterò le galline, andrò a fare le rifiniture, cioè andrò ancora leggermente a rastrellare, come vi ho detto coprirò con cartone, poi utilizzerò un po' di ramaglia abbastanza grande per coprire e anche per tenere il cartone che non voglio via. Più avanti, inizio primavera, procederò alla semina, magari lo potremo anche vedere insieme, dove poi vi farò anche un po' vedere cosa voglio seminare, cosa vi dirò, cosa voglio fare, così anche per avere uno spunto, un'idea. Qui ho già pulito anche questa parte, ho piantato quelle due o tre cose che volevo piantare, che vi ho detto che volevo ancora mettere giù, e direi che per il momento il lavoro è fatto. Vedete che una volta che ho tagliato, anche se qui ho tagliato col decespugliatore e non col tosaerba, il tosaerba lascia un taglio molto omogeneo, invece col decespugliatore, poi vi ho fatto vedere che qua è tutto un po' a onde il terreno, quindi non è neanche facile, il lavoro non è ottimale, però questo mi permetterà, quando avremo di nuovo un pochino di pioggia, con le prime piogge l'erba viene subito verde, e quindi riuscirò poi dopo a mantenere un tappeto erboso, come si vede appunto appena qui sopra, che risulta molto più piacevole. Però questo mi aiuterà poi a partire meglio in primavera. Benissimo, che altro dire? Niente, aspettiamo, fermiamo adesso tutti i lavori una volta, e poi ci vediamo poi più avanti quando comincerò a seminare. Ciao a tutti!